Direttamente da Dronero, siamo in compagnia di Mister Rignanese dopo il bel successo del Saluzzo contro la Prodonero, successo che conferma il Granata al secondo posto. Allora, Mister, partita durissima come era nelle previsioni qua a Dronero, ve la siete giocata veramente con tanta grinta e diciamo avete meritato anche la vittoria, possiamo dirlo. Sì, è stata una buona prestazione, l'ennesima prestazione positiva da parte dei ragazzi, dove ci hanno messo sia applicazione dal punto di vista tattico, tecnico, ma soprattutto dal punto di vista emozionale e del carattere, quindi una prova, solo così si poteva venire a vincere qua a Dronero. E quindi sono contento della prestazione, sono contento delle prestazioni singole, sono contento del collettivo, quindi una buona vittoria che ci permette di lavorare bene in settimana per andare a preparare l'ennesima partita importante di questo campionato duro, che domenica per domenica ti richiede sempre un grande sforzo per poter portare a casa l'intera posta in palio. Ecco, tante emozioni da una parte e dall'altra, forse voi avete avuto il merito di sfruttare meglio della Prodonero le occasioni che avete avuto, perché anche la Prodonero comunque ha creato, voi siete stati bravi a realizzare due gol e poi soprattutto a tenere anche a livello mentale nervoso. Sì, noi si sapeva che qua bisognava resistere agli attacchi, sicuramente dopo il nostro vantaggio loro hanno cercato di spingere, di andare a pareggiare la partita, è una loro caratteristica, è quella di applicarsi in fase offensiva a livello importante, noi siamo stati bravi a resistere e a fargli male. Non era facile dopo il pareggio a Dronero, con la situazione del campo ed esterna, andare a riprendere la partita, noi siamo stati bravi, siamo stati ordinati, abbiamo aspettato il momento giusto, quindi a mio avviso un'ottima prestazione. Oggi fondamentali cambi, bisogna dirlo, per vincere questa partita. Cambi arrivati sull'1-1 in pratica e avete è la forza della, a mio avviso, la forza della squadra. Quando tu ripieghi dei giocatori a mezzo servizio, quando i giocatori entrano e ti danno il 100%, anzi di più di quelli che giocano, quello è un grande risultato ed è una delle basi e degli elementi per poter far bene in questo campionato. Ultima cosa, ne parlavamo 7 giorni fa dopo la vittoria con la Caraschese, sulle vostre ambizioni d'alta classifica. Lei ci aveva detto, noi dobbiamo solo continuare a lavorare, dopo oggi che ha avuto un'ulteriore conferma e dello stesso avviso, non si sbottona più di tanto sulle possibilità del Saluzzo, diciamo almeno, di essere pienamente in zona playoff per tutto il campionato? Io dal primo giorno di ritiro che ai ragazzi chiedo applicazione, chiedo l'impegno massimo al 100% e credo soprattutto nelle potenzialità di questi ragazzi, ma soprattutto dal punto di vista caratteriale. È una squadra che dà l'anima in campo, è una squadra che è squadra e che finché sarà squadra sarà dura per tutti venire a fare punti sia a Saluzzo e sia comunque in casa. Quindi noi siamo una squadra tosta da affrontare. Abbiamo il merito di non mollare mai e domenica per domenica andiamo a giocarci le nostre partite. Non facciamo calcoli, non facciamo nessun tipo di situazione, ma ripeto, è un campionato talmente difficile dove perdi 2 partite consecutive e ti ritrovi sotto, ne vinci 2 e sei su. La continuità, l'equilibrio e l'applicazione sono gli elementi che ti fanno fare la differenza in questo campionato. Continuità che finora voi comunque avete continuità avuto. C'è stata e bisogna, quando sei in condizione, anche dal punto di vista psicologico, hai delle buone capacità dal punto di vista psicologico e i risultati ti danno una mano, è lì il momento di accelerare, di spingere sull'acceleratore, bisogna puntare in alto. Ancora da Dronero, siamo in compagnia questa volta di Mister Caridi per commentare l'1-2 subito dalla Pro contro il Saluzzo, in una sfida, bisogna dirla, Mister, veramente molto intensa, in cui probabilmente la partita poteva finire con un 1x2. È finita con la vittoria del Saluzzo, voi vi siete giocati le vostre carte, avete anche creato comunque un buon numero di occasioni. Parlavamo prima con Mister Rignanese, probabilmente loro sono stati più bravi a sfruttare le loro possibilità e poi a tenere nel finale. Sì, hai analizzato bene la partita, diciamo che noi siamo partiti subito perché volevamo la vittoria, abbiamo cercato di metterla, allora abbiamo trovato questo gol su punizione dal limite, un bel calcio di punizione e poi l'abbiamo messi là, abbiamo giocato a una porta tra virgolette perché non è mai tirato in porta. Se io devo analizzare tutta la partita, loro penso che hanno tirato 2 o 3 volte in porta, dove hanno finalizzato tantissimo, perché creando 3 occasioni segnandone 2 vuol dire che è una squadra
capace e sa quello che vuole. Noi abbiamo creato abbastanza, l'abbiamo messi sotto tutto quanto, non sono stati bravi a soffrire, noi meno bravi in certe situazioni a essere lucidi nell'ultimo passaggio per cercare la palla vincente, e la partita è andata così, 1-0 loro, poi si è riusciti a pareggiare con un gol di Soardi da fuori aria e poi abbiamo provato a vincere la partita e loro sono stati bravi a trovare ancora il secondo gol e da là la partita diventava più difficile, però penso che ancora negli ultimi 7-8 minuti penso che abbiamo creato ancora 2-3 occasioni per poterla pareggiare, ma niente, è un periodo no dove non troviamo la vittoria da 6 partite, quindi è complicato, però dobbiamo continuare a lavorare e sapere che probabilmente prima o poi girerà anche per noi. Ecco appunto, vittoria che manca da un po'. È difficile analizzare in linea di massima il perché o il per come non arrivino queste vittorie, anche perché ogni partita fa storia a sé. Ecco, secondo lei questa miniserie senza vittorie a cosa può essere, diciamo, imputata? Episodi, sfortuna? O... No, vabbè, voglio dire, poi i risultati alla fine è normale che certe partite potevi vincere, non sei riuscito a vincere, probabilmente certe potevi perderla e non l'hai persa, quindi i risultati sono imputati al campo, dove tu giochi la partita, sbagli qualcosa, sia in fase offensiva che difensiva, e quindi ti complichi un po' la vita. Però non dobbiamo pensare a questo, dobbiamo pensare solo a domenica, che dobbiamo ritornare a fare il risultato pieno, perché è importante, specialmente per la nostra squadra che vive di questo. Noi negli anni abbiamo fatto sempre tante vittorie, è normale che ci manca un po', però dobbiamo rimboccarci le maniche e tornare al più presto alla vittoria.